Il 5 settembre 1938 in Italia, pubblicazione del Manifesto della razza. Studenti e professori ebrei furono allora espulsi dalle scuole e dalle università. Mancava allora una cultura capace di intendere il grido di Pio X: siamo spiritualmente semiti e l'antisemitismo è inammissibile. In positivo, oggi siamo chiamati a elaborare una teologia, un'esegesi, una storia, una giurisprudenza che dopo la tragedia della Shoah non dimentichino la costante dimensione etica della situazione umana e la particolare chiamata del popolo ebraico da parte di Dio. C'è infatti purtroppo del vero in ciò che ha scritto Elia Wiesel nel 1977, dopo decenni di testimonianza su quel mistero di morte che è Auschwitz. La testimonianza, egli scriveva, non è stata ascoltata. Il mondo è sempre lo stesso. E la ragione è anche un po' quella che portava un altro pensatore ebraico: la testimonianza viene ascoltata all'interno di un contesto inospitale, di una teologia non spezzata e di un'ermeneutica tradizionale.